Sono le 4:20 e oggi si va a fare il safari. Ieri è giornata un po' pesante, ho dovuto prendere anche la polverina qua basica per l'acidità. Ma che posso dirvi? Questa mattina è la mattina diversa. Ma adesso vi mostro fuori, è bello buio. Come da miglior tradizione, stavo per essere pronto, per essere vestito, per andare. Mancano 5 minuti e ho rotto i pantaloni corti. Ed ecco qui il risultato. Ho messo il jeans. Di corsa sempre, ma è una gioia. Via. Stanno arrivando a prendermi. Hello, good morning. Good morning, how are you? I'm fine. Sorry. Roberto. Roberto. Roberto, yeah. Roberto, how are you? Good. I'm fine. Good, good, good. Are you ready for rock and roll? Obviously. Why not? It's my life. Yeah. Eccoci qui. Yeah. Mo si monta qui dentro e andiamo a vedere un po' il discorso. Uso il telefonino per farmi vedere perché è veramente buio. Sono il primo a essere caricato su questo fuoristrada. Mi ha detto che saremo in 7. Mi hanno dato la copertina perché alla mattina fa pure freddo. Poi apriranno anche questa parete qua, di modo da essere il primo, per fortuna, davanti alla vista che ci sarà, perché questa mattina sono già partito per un safari. Vi lascio tutte le indicazioni per trovare l'agenzia che può offrirvi questo safari in Santa Lucia, qui in Sudafrica. Ma prima di tutto volevo spendere una parola velocissima su Santa Lucia. È il primo paese in Sudafrica che mi dà sicurezza. Qui non ho ancora trovato le solite fence elettriche. Ho trovato perfino case come quella di Alfredo che non hanno nemmeno il cancello. Hanno il tipico giardino all'americana aperto. Morito! Ah. Ecco qui, adesso abbiamo caricato i primi in Santa Lucia. Sono la bellezza delle 5:48 e come vedete e comincia a vedersi l'alba. Fa freddo, vedete, però anche la copertina. Eccomi qui, sono arrivato all'ingresso del parco. Vedete, qui c'è il sole che sta salendo. Qui c'è tutta la struttura, la solita struttura che troviamo più o meno dappertutto agli ingressi, ovvero i bagni. Stanno arrivando anche ovviamente altre macchine, furgoni. Il sole che sta salendo. E mentre di qui abbiamo tutte le solite scene di quando si va a fare un safari. Ci sono come solito gli infreddoliti che fanno jogging, gli amanti del bagno che devono andarci 14 volte. La luce in questo momento è veramente bella. E questa è la mia auto, la nostra auto, e stiamo aspettando qui di poter appuntare. Bene, allora, giornata freschina, si riparte. Ecco il nostro driver. E cominciamo a entrare. Firstly, I would like to welcome everybody on behalf of Heritage Toys. My name is Jabu. Jabu non è soltanto una guida, è anche un ranger, quindi ci tiene molto a spiegarci le regole del parco e ovviamente come comportarci con gli animali. Main idea of this park was to protect the wildlife, but also the leopards, as well as the other general game.
got giraffes, got impalas. Impalas, we call them are the flowers of the reserve. Oh, they're gonna eat all my green plants here. Qualche battuta per entrare in confidenza con gli ospiti ed è ora di mettere in moto e andare a goderci questo bellissimo parco. Find these impalas. There will be some males, group of males. There's only one dominant male, the winner takes all. So he will take all the females. It's very similar to our my culture, the zoos. So don't get confused if you see one of the males. Come si suol dire, siamo in una botte di ferro, le macchine stanno perdendo i pezzi. Vai. Grazie. Questo è un parco veramente speciale, per il quale vale la pena darvi qualche informazione in più. Infatti dovete sapere che è la prima riserva istituita in tutta l'Africa, parliamo del 1895. Detiene anche un altro record, sapete che a me non piace parlare di record, ma in questo caso è importante saperlo. Infatti qui vive la più grande popolazione di rinoceronte bianco del mondo. Cape buffalo. So we don't have the water buffalo in Africa. The water buffalo is only found in Asia, whereas here we find only the Cape buffalo. The giraffes. They are quite far away down there. All the way down. Qui chiediamo a Jabu come mai queste zebre siano così tranquille e rilassate nella strada al nostro passaggio. Lui ci racconta che ovviamente in questa riserva gli animali vivono tranquilli perché non hanno paura dell'uomo, in quanto sono protetti da cacciatori, predoni, queste cose qui. Purtroppo dall'altro lato questa tranquillità li porta ad essere delle prede molto facili per i leoni, per la wildlife. Qui in corrispondenza di quello che rimane di un dam, di un invaso, di un piccolo laghetto ormai secco, troviamo una quantità inaspettata di animali. Abbiamo visto le zebre prima, dei piccoli kudu, degli impala e qui una bellissima famiglia di giraffe con il piccolo, anzi a ben guardare con due piccoli.
È tutto molto bello quello che c'è intorno, ma a un certo punto bisogna anche fermarsi a fare un po' di colazione. Se ricordate, è dalle 4:20 che sono in giro, non ho fatto tempo a bere neanche un caffè. In mio soccorso viene l'organizzazione del tour, che appunto ha portato tutto il necessario per una perlomeno sana colazione. Ovviamente io mi faccio un bel caffè, come vedete, con la polverina, come sempre da queste parti, d'altronde. E ovviamente dopo del caffè c'è anche qualcosa di sano: yogurt, frutta, cereali, comunque insomma ci sta tutto. Poi in un'ambientazione del genere, in mezzo una savana, tutto prende anche un colore diverso, il tutto sempre guardandosi le spalle. L'Africa però non è soltanto animali, è anche una quantità infinita di razze di uccelli diversi. Questo secondo me potrebbe essere della famiglia dei kingfisher, però ci sarà sicuramente qualcuno di voi più esperto di me in uccelli che potrà sconfessarmi immediatamente. Secondo stop, questo è il camp Top of the Hill Camp che abbiamo parcheggiato, e adesso tappa al bagno, ovviamente unisex. Vediamo uomini e donne sono di qui. Per fortuna non ci sono soltanto italiani che tengono alta la bandiera della parolaccia appunto italiana. Abbiamo anche questa vista mozzafiato su un parco che sta veramente riuscendo a sorprendermi. Eccoci qui, finalmente arriviamo ai rinoceronti. Come avete visto anche sul cartello, il parco che sto visitando ha un legame diretto, molto viscerale, con i rinoceronti. Dovete infatti sapere che questo è un parco speciale, perché da qui sono partiti molti dei rinoceronti che sono stati al tempo spediti in Sudafrica, ma anche in quasi tutta l'Africa centrale, per ricominciare a ripopolare, nel momento in cui molti anni fa la caccia era ancora aperta al rinoceronte. Come vedrete, in questo parco i rinoceronti hanno tutti il corno. Infatti è scelta di questo parco di non mutilare l'animale per proteggerlo dai cacciatori di frodo di corna. Infatti qui si preferisce aumentare la sicurezza, il controllo, e lasciare questi animali liberi di vivere nel loro territorio.
Il rinoceronte sicuramente è un animale che potrei definire come a me caro. C'è un motivo per questo. Infatti, nel mio primo viaggio in Kenya, ormai un bel po' di anni fa, ero riuscito a vedere tutti i famosi Big Five, ad eccezione, come capirete, proprio del rinoceronte. Quindi riuscire finalmente a vederlo, a vederne così tanti e così da vicino, sicuramente è stata una bella soddisfazione e anche una grande emozione. Oltretutto riesco a partecipare, a vedere una scena un po' particolare, probabilmente dovuta al fatto che siamo in un parco in cui i rinoceronti si sentono tranquilli, protetti. Infatti, come vedete, c'è un bufalo molto vicino e questa cosa qui non è normale. Come vi ho detto, il rinoceronte è molto un animale territoriale. Infatti qui lo scruta, lo controlla, diciamo così, ma decide stranamente, a quanto ci dice il ranger, di girarsi e andarsene via. Anche questo, diciamo, è un po' di convivenza, tanto il parco è grande e sicuro e probabilmente sa già che il bufalo non gli porterà problemi. Ormai il sole è da molte ore che è alto nel cielo, la giornata si è fatta veramente caldo e, come è normale che sia, gli animali cominciano a essere sempre più radi, cominciano a nascondersi, andare all'ombra, e anche il nostro giro comincia ad arrivare verso la fine, ma manca ancora un bel pranzo. Lungo il tragitto per raggiungere una zona attrezzata per fare un braai, che come già sapete non è altro che il termine sudafricano per indicare il barbecue, incontriamo ancora qualche animale impegnato a bucare un po' d'erba e incuriosito, ovviamente, come sempre, dal passaggio di questi mezzi motorizzati attraverso quelli che sono i loro territori. Vagabondi, che dire, siamo ai pioppi, sul Montello ovviamente no, ovviamente. Siamo arrivati alla pausa pranzo, adesso vedo che sta preparando qualcosa lì come vi ho appena mostrato. La macchinetta l'abbiamo appena parcheggiata e mo mi rilasso. Voglio vedere, ah, diavolina. L'organizzazione è essenziale, ma devo dire impeccabile. Infatti ha dei menu separati per i vegani e per noi carnivori. Infatti le bistecche sono per noi, dentro quella stagnola ci sono delle belle salsicette vegane per la famiglia di Verona che era con me sullo stesso fuoristrada. Dopo aver pranzato
Ovviamente, come avete visto, c'era anche la scelta vegana per i vegani. Andiamo ad evacuare qui in mezzo al boschetto. Aspetta, di lì ci sono le donne, vedete? Certo, lì, specialmente il bagno delle donne. E qui vedete c'è il bagno degli uomini invece. Però chiudo adesso ovviamente, eh. Bene, finita anche questa, abbiamo chiuso davanti, adesso ci tocca 50 minuti, un'oretta come al solito per tornare a Santa Lucia e conosciuto gente nuova, molto interessante questo parco comunque. Vagabondi, ci siamo! Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivare le notifiche e mettere i like se i video ovviamente vi piacciono. Continuate a viaggiare con me, continuate a seguirmi e appuntamento alle prossime avventure ancora in Africa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.